Israele il Merhakmun. Dove vivi? Roma. I genitori di che origine sono? Israeliane e tribolina, però tutte e due di origine tribolina. Frequenti romani? Sì. Più tripolini o romani frequenti? Tutti e due, uguale. Quali sono i pregi dei tripolini? Sono simpatici. E i pregi dei romani? Parlano sempre, cioè anche quelle cose che sono volgari vanno. Bene, invece i difetti dei tripolini? Non so, sono curiosi, fanno sempre le ferie. E i difetti dei romani? Beh, un po' troppo volgari a volte. I tuoi genitori sarebbero più felici che tu ti fidanzi con una tripolina o con una romana? Tripolina. Qual è il piatto preferito della cucina tripolina? La fruma con couscous. Mano al moscato. I genitori? Romani. Tutti e due? Sì. Frequenti amici tripolini? Sì. Che pregi trovi nei tripolini? Pregi... sono simpatici e... basta. Solo questo? Dai, sì. Difetti? No, i difetti no. Non li trovi? No. Invece c'hanno un po' di soldi, però beati loro. C'hanno un po' di soldi, però beati loro. Dai. Va bene. Invece, i tuoi genitori con chi vorrebbero tu ti sposassi? Con un romano, con una romana o con un tripolino? L'importante è che mi sposo, poi se l'importante è che bere, poi non lo so. Qual è il piatto o la pietanza della tua tradizione che più ti piace? Agnolotti e coppiette. E le coppiette. Sion Guetta. I genitori di che origine sono? Tripolini. Tutti e due? Sì. Perché sarebbero più felici che tu ti sposi con una ragazza tripolina o con una ragazza romana? Basta che mi sposi. Sono più felice che mi sposo con una tripolina. Samuel Mimon. Tutti e due romani. Tutti e due romani? Con papà origini tripoline. I pregi e i difetti dei romani? I romani sono simpatici ma tanti anche maleducati, i tripolini invece sono molto più sofisticati. I tuoi genitori sarebbero più contenti che ti sposi con un romano o con un tripolino? Penso con una romana. Con una romana. Qual è il piatto tipico della tua tradizione che più ti piace? Agnolotti. Ida Gandini. Mia madre è tripolina, mio padre è italiano. Frequenti tripolini e romani? Più i tripolini dei romani. I pregi dei tripolini quali sono? Sono molto alla mano e sono chiacchieroni, parlano molto. E invece i pregi dei romani? Non saprei veramente. E invece i difetti dei tripolini? Ostentano di avere molti beni, di possedere molte cose. E invece i difetti dei romani? Ma sono meno socievoli secondo me. I tuoi genitori preferiscono che tu ti sposi con un tripolino o con un romano? No, tripolino, assolutamente. E il piatto preferito? Tbecha. Tbecha quale? Bösselk. Guglielmo della Rocca, di Roma, romani. E tu vivi? A Roma. I pregi e i difetti dei tripolini? Non c'hanno pregi. I tripolini non hanno pregi? No. I romani? Uguale. Non hanno né pregi né difetti. I tuoi genitori preferiscono che tu ti fidanzi con una tripolina o con un romano? Romano. E il piatto tipico che più ti piace? Coppiette. Frequenti amici tripolini? No. Daniel Guetta. Mio padre è tripolino, mia madre è finlandese. Frequenti amici romani intanto? Sì, sia romani che tripolini. Preferiscono che tu ti sposi con una tripolina o con una romana? Tripolina. Mofrume e Basin. E Basin. Okay. Gabriel Piazzo Sed. I genitori? Tutti e due romani. Frequenti amici tripolini? Sì, certo. Tanti? Senza problema, normalmente. I pregi che trovi nei tripolini quali sono? Nulla, sono normali, non c'è come niente. Come te? Non hanno difetti. Difetti e pregi uguali, sono come i romani. Come i romani. Invece i tuoi genitori preferiscono che tu ti sposi, per esempio, in futuro con una romana o con un tripolino? Non cambia nulla, basta che è ebrea. Basta che mangia, mi piace. Tra quelli romani e gli agnolotti. E tra quelli tripolini? Ma pure Emma Fruma non è male. Michal Zarfadi. Dove vivi? Roma.
I tuoi genitori di che origine sono? Romani. Frequenti Tripolini? No. Io. Per niente? No, non è vero. Sì, scialla. Che i pregi dei Tripolini? Nulla. E i difetti dei Tripolini? Viva la France! Viva la France! Viva la France! Va bene. Va bene. Allora, i difetti dei Tripolini? Tutto. C'hanno tanti difetti. Sì. I tuoi genitori vorrebbero che tu ti sposi in futuro con un Tripolino o con un Romano? Cosa preferiscono? Uguale. Uguale. Qual è il piatto preferito? Francese mi sposo. E invece il piatto preferito della tua tradizione? Non lo so. Non c'è un piatto che ti piace? Puoi fare anche pubblicità, eh? Non lo so. Ah, Dolce Coster Forever. Più buono del mondo. Andate.